Dal 2 al 4 aprile Torino ha ospitato il Parlamento degli studenti organizzato da Agora Scienza in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, la città di Torino e l'Ufficio scolastico regionale nell'ambito del progetto internazionale European Student Parliaments. 100 studenti dai 16 ai 19 anni selezionati, provenienti da 19 istituti superiori di Torino e provincia, hanno avuto la possibilità di conoscere e sperimentare i processi decisionali della politica attraverso la simulazione di un vero e proprio Parlamento. Nella giornata conclusiva, nell'aula del Consiglio regionale del Piemonte, sono stati anche eletti i 5 rappresentanti che parteciperanno alla sessione finale Parlamento europeo degli studenti che si svolgerà a giugno a Copenaghen. Un'iniziativa per avvicinare sempre di più i giovani alle istituzioni, in particolare all'Europa. Un'iniziativa che viene dall'Europa, che noi ci siamo guadagnata con ESOF 2010, quando abbiamo avuto qua 5.000 ricercatori e scienziati a Torino, e che spero continuerà, e che io credo, sono molto grato a tutte le istituzioni locali per il supporto che ci hanno dato. Cosa ha significato per voi giovani europei partecipare a questa iniziativa? Beh, sicuramente è stato informativo ed interessante allo stesso tempo, e soprattutto riusciamo a poter discutere di temi che di solito i giovani non hanno la possibilità di, appunto, discutere, non solo a livello italiano, quindi nazionale, ma anche a livello europeo in questo caso.